Buongiorno a tutti. Abbiamo avviato la diretta della Web TV? Sì? Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto mi scuso per la voce. Le persone che mi stanno accanto sono ben felici perché parlerò poco. E io ringrazio il dottor Massimo Martinelli, direttore del Messaggero, che modererà questa mattinata. Anzi, grazie doppiamente, così io non mi sforzo più di tanto. Sono molto felice di ospitare il professor Ruben Razzante, persona che io stimo e apprezzo tanto da tempi già non sospetti, e che si è concentrato e ha scritto, ha fatto un egregio lavoro sull'intelligenza artificiale, scrivendo questo nuovo libro di cui poi ci parlerà meglio, La gestione del rischio e l'innovazione responsabile legata all'intelligenza artificiale. Ringrazio fortemente i colleghi che si sono uniti questa mattina, la senatrice Elena Murelli, il senatore Marco Lombardo, il senatore Alfredo Bazzoli, e non sarà presente perché è impegnata alla Camera, ma mi ha mandato un messaggino, saluta tutti e si scusa, l'onorevole Tassinari, che ha costituito l'intergruppo parlamentare sull'intelligenza artificiale. Insomma, rischi e opportunità. Mi sento anche di dire, direttore, le opportunità anche sul mondo della disabilità, che di fatto, grazie all'intelligenza artificiale oggi, consente anche a tante persone non vedenti e sorde di poter interagire non solo con i device ma anche con la gente. Io mi taccio perché la mia voce è rimasta a Milano. Passo la parola al direttore e ringrazio tutti per essere presenti, anche i colleghi che hanno lasciato temporaneamente l'aula e si sono uniti questa mattina. Grazie. Grazie Giussi, grazie a tutti voi, buongiorno. Il tema è un tema appassionante, un tema vastissimo del quale ancora non riusciamo a identificare i contorni. Siamo di fronte a una innovazione tecnologica che per la prima volta ricomprende una serie di attività, quasi tutte le attività che possono essere messe in atto dall'essere umano. Se ci pensiamo un attimo, lo ha scritto bene Alessio Butti nella prefazione del libro di Ruben Razzante, Il governo dell'intelligenza artificiale, in precedenza tutte le innovazioni avevano colmato dei comparti. Pensiamo alla telefonia mobile, ha rivoluzionato il modo di fare comunicazione, pensiamo alla catena di montaggio delle fabbriche, ha migliorato la qualità della vita dei lavoratori, l'automobile, l'aereo, tutte innovazioni rivoluzionarie che hanno inciso su un comparto. L'intelligenza artificiale incide su tutto. E prima con il senatore Lombardo riflettavamo anche su una cosa: le precedenti innovazioni tecnologiche hanno quasi sempre migliorato l'attività dell'uomo. E la catena di montaggio è un esempio lampante. Questa innovazione, questa nuova frontiera mira a sostituire l'attività intellettuale dell'uomo. Quindi per la prima volta il primato delle idee, il primato dell'ingegno, il primato della fantasia viene messo in dubbio. Io vorrei cominciare dal senatore Lombardo, perché per la prima volta il senatore Lombardo in un'aula del Parlamento italiano ha dimostrato plasticamente questa affermazione. Ha fatto un intervento che mi pare che riguardasse la ratifica di un atto con la Svizzera, sui transfrontalieri mi pare di ricordare, e al termine del suo intervento disse: il mio intervento è stato preparato dall'intelligenza artificiale. Quindi il Senato della Repubblica ha ascoltato un intervento che non era opera di un senatore ma di una macchina. Ecco, che cos'era, senatore? Una provocazione indubbiamente, ma era finalizzata ad affermare l'importanza dell'intelligenza artificiale o a mettere una pulce nell'orecchio di quelli che spingono perché questa innovazione diventi praticamente incontrastata? Grazie direttore, innanzitutto io ringrazio la collega Giussi Versace per aver favorito questa iniziativa e saluto il professor Razzante. La mia era una provocazione, devo dire che un po' fa sorridere il fatto che abbia fatto tanti interventi, ma l'intervento che alla fine mi ha portato un po' alla ribalta delle cronache è quello che ho copiato.
Ma era una provocazione per dire che molto spesso si parla di intelligenza artificiale, ma il rischio è che più se ne parla, meno si capisce di che cosa si sta parlando. Ed è un problema di conoscenza. La mia era una provocazione perché in quel momento tutti i maggiori esperti di OpenAI al mondo stavano ponendo delle questioni importanti sulle opportunità, sui rischi, anche per la democrazia, e il Parlamento italiano era assolutamente, diciamo, insensibile alla vicenda. Quindi l'unico modo era quello di fare quel tipo di provocazione. Poi io aggiungo, io sono stato, credo di essere stato il primo ad averlo dichiarato, ma sono quasi sicuro di non essere stato l'unico ad aver utilizzato l'intelligenza artificiale. E questo ci porta, nel solco della provocazione, anche a dire alcune cose. Io, per esempio, non mi trovo d'accordo con il clima di entusiasmo, di euforia che sta pervadendo l'Europa rispetto all'adozione dell'AI Act europeo, per diversi motivi. Il primo perché io credo che l'Europa non possa limitarsi a fare il regolatore su questo tema, perché ci sono alcuni paesi al mondo, Cina e Stati Uniti, che stanno giocando dal punto di vista economico, dal punto di vista industriale, la partita dell'intelligenza artificiale. Noi non ci possiamo limitare a fare il ruolo dell'arbitro, perché per definizione l'arbitro non vince mai. Se vogliamo davvero proporre un tema di regolazione, lo dobbiamo fare a livello globale. Secondo aspetto, io non vorrei che la discussione sull'intelligenza artificiale diventasse, anche in ossequio un po' alle mode del momento, una questione per la quale, diciamo, noi ci concentriamo sul lato possibili conflitti per i diritti fondamentali, che è l'approccio regolatorio europeo, ma ci dimentichiamo completamente di affrontare il tema della fiducia nell'ecosistema digitale e in che cosa l'intelligenza artificiale può stravolgere il modo di produrre e anche il modo di lavorare, anche e soprattutto in termini positivi, di fiducia. Cioè, noi rischiamo di avere, lo dico così, in Italia, una posizione fetale sull'intelligenza artificiale, cioè tutta rannicchiata al nostro interno, e di solito si ha paura proprio di ciò che non si conosce. E allora, occasioni come questa di approfondimento serio, anche dal punto di vista scientifico, dottrinario, servono a, diciamo, rompere il muro della paura per una cosa di cui non si conosce, ma si parla molto. L'intelligenza artificiale, sì, è vero, sostituirà molti posti di lavoro, non come è stato fatto in precedenza, cioè non sostituirà i lavori ad alta intensità di manodopera e a basso contenuto cognitivo, ma farà esattamente il contrario, cioè sostituirà probabilmente lavori ad alto contenuto cognitivo, quindi tutta una serie di professioni liberali verranno coinvolte. Ma la sostituzione probabilmente non porterà meno posti di lavoro, porterà più posti di lavoro, porterà un modo diverso di lavorare, porterà a dover integrare l'intelligenza umana con l'intelligenza artificiale. E allora, conoscere e governare, come giustamente scrive il professor Razzante, il tema dell'intelligenza artificiale ci deve aiutare a costruire un clima di fiducia, altrimenti il grosso degli investimenti che i paesi terzi faranno rischieranno di non essere fatti sull'Italia. Guardate, faccio solo un esempio perché ovviamente voglio lasciare spazio ai colleghi. Noi oggi utilizziamo il PNRR, o dovremmo utilizzarlo, per utilizzare l'intelligenza artificiale per fare medicina predittiva. Ma, santo Dio, possiamo andare avanti con una spesa sanitaria come la nostra che si concentra solo sulla cura e non si concentra sulla prevenzione? È da quando sono nato che sento che prevenire è meglio che curare. Bene, l'intelligenza artificiale ce ne dà la possibilità. Noi di che cosa ce ne stiamo occupando oggi, soprattutto dal punto di vista della protezione dei dati? A chi spettano i dati? Al garante della privacy, ad Agilas, al Ministero della Salute. Possibile che non riusciamo a dire che nel 2024 non avere l'interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico in 20 regioni d'Italia è antistorico? E allora, nel solco della provocazione che avevo fatto allora, io spero che dell'intelligenza artificiale se ne parli, ma se ne parli soprattutto non tanto di più, ma in modo corretto.
perché più conosciamo un argomento e probabilmente meno ne abbiamo paura e più riusciamo a coglierne gli aspetti di criticità, ma anche a lavorare sulle tante potenzialità. Senatore Lombardo, la ringrazio, so che lei deve lasciarci per un intervento al Senato. Ascolto il più possibile. Senatrice Murelli, quando il senatore Lombardo ha concluso il suo intervento ha fatto un riferimento alla sanità, lei è un'esperta di sanità, quindi volevo sollecitarla su questo. Quanto secondo lei le potenzialità dell'intelligenza artificiale possono essere utilizzate nell'individuazione di terapie più indovinate o anche nella ricerca? Buongiorno a tutti. Ti ringrazio Giusy Versace per l'invito e il professor Razzante per questo libro e l'approfondimento di questa tematica che è assolutamente di attualità. Se andiamo a vedere le statistiche, il 60% delle persone è entusiasta dell'intelligenza artificiale, però come sottolineava il senatore Lombardo, il 54% degli italiani è spaventato di perdere il posto di lavoro, fomentato anche, detto tra noi, anche dai sindacati. Ma l'evoluzione e il cambiamento anche tecnologico abbiamo visto nel tempo che ha portato invece dei cambiamenti nello stile di lavoro e di vita delle persone, come per esempio la robotica. Se andate a visitare qualsiasi azienda, a me è capitato venerdì, sono andata in una nota azienda di imballaggi e lì c'erano i robot che trasportavano i rulli, diciamo, di questi imballaggi. Quando prima lo faceva l'uomo, poi lo faceva attraverso i carrelli elevatori, adesso lo fa direttamente una macchina robotica e la qualità del lavoro della persona è cambiata, quindi dal lavoro manuale, lo sforzo fisico è passato direttamente al controllo e alla gestione di questi robot. La stessa cosa è l'intelligenza artificiale. Grazie per avermi chiamato esperta in sanità, cerco di naturalmente di approfondire le varie tematiche in sanità e proprio 2 settimane fa ho partecipato a un evento dove c'era una sezione dedicata appunto alla sanità e alla prevenzione, ma c'era proprio una sezione dedicata all'intelligenza artificiale e c'era questo medico esperto e diceva: l'intelligenza artificiale può anche aiutare nel campo della medicina e sanità. Vi faccio un esempio, e ci ha proiettato quella che è la lettera di dimissione di un paziente. Dice: per scrivere una lettera di dimissione ci impiega almeno 1 ora e mezza, 2. L'intelligenza artificiale lo fa in 10 minuti, anche meno. Quindi risparmio prima di tutto il tempo, inserisco, lui verifica la cartella del paziente, mi prescrive la lettera di dimissione, io la verifico. Quindi io ho più tempo da dedicare al paziente stesso. Questo è il primo esempio di utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ci sono i pro e i contro. Un altro esempio che ha fatto è andare a visualizzare quello che è direttamente una radiografia di una persona. L'intelligenza artificiale non riesce direttamente a distinguere, perché ci possono essere dei problemi nell'immagine e non si riesce direttamente a distinguere in particolare, quindi modifiche, miglioramenti devono essere fatti, non si riesce direttamente a distinguere, per esempio nel caso di questa, non era una radiografia, scusatemi, era una TAC, se il tumore era benigno oppure maligno, perché bastava direttamente a cambiare dei piccoli parametri all'interno dell'immagine per purtroppo andare a diagnosticare un tumore benigno da benigno a maligno. Quindi capite bene che ci possono essere dei contro rispetto all'uso dell'intelligenza artificiale. Però naturalmente si può sempre migliorare e l'intelligenza artificiale è una tecnologia e l'utilizzo di questa tecnologia porta sicuramente a dei miglioramenti. L'altra cosa è la mole di dati che possono essere analizzati dall'intelligenza artificiale e quindi in questo caso, come diceva appunto il direttore, può essere un aiuto anche sia nella ricerca, sia nella parte anche di screening, di prevenzione e direttamente anche nella diagnosi dei dati. Una cosa importante però va sottolineata: le tecnologie dovrebbero diminuire quelle che sono le distanze, ma naturalmente noi facciamo riferimento a dei dati, specialmente i dati sanitari sono importanti e come diceva purtroppo il senatore Lombardo, un problema fondamentale in Italia è l'interoperabilità dei dati e dei sistemi e l'altro problema fondamentale è la privacy. Io lo dico sempre in tutte le conferenze che purtroppo dobbiamo sorpassare il tema della privacy in Italia. Abbiamo fatto nel sistema finanziario, dobbiamo farlo anche nel sistema sanitario. Questo perché ci permetterà direttamente di andare a
assistere il paziente a 360 gradi, permettere di creare, di realizzare quella famosa rete di medici, di collaborazione tra medici, reti multidisciplinari tra medici, perché sono gli stessi professionisti sanitari che ce lo chiedono. Ci dicono di avere a disposizione tutti i dati del paziente sul fascicolo sanitario elettronico, è un nostro obiettivo entro il 2030 di realizzarlo, però se non c'è l'interoperabilità dei dati, lo specialista che ha in cura il paziente ufficialmente non ce l'ha in cura, perché magari è il paziente di un medico di medicina generale, di un pediatra, ma se lo specialista deve seguire per esempio un bambino perché ha una particolare patologia, deve avere tutte le autorizzazioni per poter verificare e monitorare lo stato del paziente. La stessa cosa, l'intelligenza artificiale può essere d'aiuto anche e in supporto, in consiglio al medico nel momento in cui viene naturalmente verificato a 360 gradi il paziente e ci possono essere dei correlazioni tra patologie e patologie. Molto spesso al medico di medicina generale non gli viene in mente, o anche lo stesso specialista perché è specializzato su una particolare patologia, non gli può venire in mente che magari c'è una correlazione. L'osteoporosi, per esempio, potrebbe essere collegata anche alla celiachia o viceversa, o al diabete. Infatti abbiamo fatto per esempio la legge sul screening del diabete di tipo 1 e celiachia perché sono due patologie correlate, ma magari lo specialista non potrebbe essere, non ci ha pensato sinceramente a questa correlazione e l'intelligenza artificiale potrebbe aiutarli. Dicevo, quindi le tecnologie possono andare sicuramente a migliorare, ma potrebbero anche aumentare le distanze, perché purtroppo il possesso dei dati ha un potere. E quindi questo è un problema. Invece nel sistema sanitario dobbiamo vederlo dall'altro punto di vista. Dobbiamo considerare il dato non un potere, ma una risorsa. Come appunto in sanità si dice, il costo in sanità non è un costo, ma è un investimento. Quindi il dato è una risorsa importante che l'intelligenza artificiale ci può aiutare a gestire e monitorare per sviluppare la ricerca, la prevenzione e la diagnostica. Ringrazio senatrice, so che anche lei ha un impegno in aula, quindi sì. Quando ritiene, ovviamente si senta libera di lasciarci. Volevo passare adesso al senatore Pazzoli, che so essere anche un esperto di diritto, di legge, un giurista. E quello è un altro campo in cui l'intelligenza artificiale può avere applicazione. Volevo chiederle, secondo la sua esperienza, quanto l'intelligenza artificiale potrebbe essere utilizzata per individuare le colpe di un imputato, oppure anche quanto dall'altra parte della barricata potrebbe essere utile a un avvocato per individuare la migliore strategia difensiva. Sì, intanto grazie dell'invito. Io sono reduce proprio da una seduta della nostra commissione dedicata alla indagine conoscitiva che abbiamo avviato sull'intelligenza artificiale nella giustizia. La nostra commissione di giustizia sta facendo questa indagine conoscitiva che abbiamo promosso, proprio il nostro gruppo, insomma, qualche settimana fa, e che secondo noi è molto importante, molto rilevante, perché la giustizia è uno di quei settori nei quali l'uso dell'intelligenza artificiale va gestito con grande attenzione e grande responsabilità. Non a caso nel regolamento dell'Unione Europea l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla giustizia è considerato una delle materie ad alto rischio, cioè uno dei settori considerati ad alto rischio per il rischio che appunto un uso indiscriminato dell'intelligenza artificiale in quel campo possa minare o mettere in discussione i diritti fondamentali delle persone. Quindi noi stiamo facendo questa indagine conoscitiva per capire come e dove, diciamo, si annidino i rischi. Il direttore ha fatto degli esempi che secondo me sono esempi calzanti, perché è chiaro che l'intelligenza artificiale può essere uno strumento tecnologico utilissimo per gestire l'organizzazione, per esempio, degli uffici giudiziari, l'organizzazione dei fascicoli, l'organizzazione del lavoro. Però quando si passa sul campo della cosiddetta giustizia predittiva, e cioè dell'idea che un algoritmo, nel momento in cui gli si danno degli input, cioè dei dati
relativi al caso concreto, alla giurisprudenza consolidata su una certa materia. Quell'algoritmo sia in grado di condurre il giudice a una decisione, oppure condurre un legale, un avvocato a una strategia difensiva, ecco, in quel caso si rischia di, come dire, di confondere una tecnologia che può essere di grande ausilio per appunto l'organizzazione della giustizia con l'idea che una macchina e un algoritmo possa sostituirsi a una valutazione e a un giudizio e a una scelta e a un comportamento e una condotta prettamente umana che in realtà nessuna formula matematica potrà mai sostituire, perché quando si allude e si evoca un giudizio umano su un comportamento, su una condotta, che è la valutazione che tipicamente fa un giudice, per esempio, quando deve valutare una condotta per sanzionare o stabilire una responsabilità, lì entrano in gioco talmente tanti fattori che passano dall'intuito all'intelligenza emotiva, alla intelligenza situazionale, cioè tanti fattori che non sono riconducibili, riducibili a una formula matematica. Il senso di equità, la saggezza che deriva da un'esperienza del tutto umana e personale. Allora, quando si ragiona e si parla di questi aspetti che attengono ai diritti delle persone, i diritti di libertà, perché quando si parla di responsabilità penale si parla di diritti di libertà, alla presunzione di innocenza, attenzione, perché se noi affidiamo a un algoritmo la valutazione del rischio di recidiva, per esempio, di una persona che ha commesso un reato, per la scelta, per esempio, di una misura cautelare. Voi sapete, c'è un caso famoso che è stato all'origine di una discussione negli Stati Uniti, che è l'utilizzo di un software che è utilizzato in alcuni stati americani, che si chiama Compass, che è proprio un software che viene utilizzato per valutare sulla base di una serie di criteri che vengono inseriti dentro appunto questo software, serve per calcolare il rischio di recidiva di una persona in vista dell'applicazione della misura cautelare. Ora, voi capite che l'applicazione di questi strumenti per valutare il rischio di recidiva, ma addirittura per valutare il rischio di commissione di un reato. Cioè, se una persona ha commesso un reato, se una persona viene da un certo ambiente caratterizzato magari da diffusa criminalità, diffusa delinquenza, e uno strumento di software e un algoritmo dice che quella persona, in quanto avente quelle caratteristiche, è molto più a rischio di tanti altri di commettere un reato. Questo quanto incide sul rispetto rigoroso della presunzione di innocenza, che si fonda ovviamente sulla responsabilità personale, sull'identità personale? Quindi quando si parla di questi strumenti che sono pensabili, perché è pensabile, no? L'idea di dare talmente tanti parametri a una funzione di algoritmo che siano poi in grado di addirittura pensabile come un algoritmo che si sostituisce alle persone, al giudice o a un avvocato, allora noi qui stiamo mettendo, io penso, in discussione e a repentaglio la tutela dei diritti fondamentali. Quindi questa è la ragione per cui, quando si parla di intelligenza artificiale applicata alla giustizia, bisogna, diciamo, essere in grado di fare un monitoraggio molto attento per evitare questi rischi. Questa è la ragione per cui il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale ha stabilito che il campo della giustizia è uno dei campi ad alto rischio, perché è uno dei campi nei quali un uso di intelligenza artificiale non adeguatamente regolamentato rischia di mettere in discussione i diritti fondamentali. Noi abbiamo iniziato questa indagine conoscitiva in commissione proprio in questo momento.
speriamo che da questa indagine conoscitiva ci possano, come dire, arrivare consigli perché anche il legislatore italiano possa poi, come dire, avere un quadro in grado di anche di magari portare qualche regolamentazione più puntuale, anche solo di, come dire, di prospettiva, cioè non di dettaglio sulle singole diciamo applicazioni di intelligenza artificiale, ma quantomeno una griglia che consenta di stabilire qual è il confine oltre il quale nel campo della giustizia non si può andare per evitare quei rischi che appunto descrivevo e paventavo. Grazie senatore, soprattutto per aver introdotto un tema importante come quello dei diritti fondamentali della persona, del quale parleremo tra poco con il professor Azzante. Vorrei però adesso ricominciare da lui con una domanda che, la premessa è che io utilizzo il professor Azzante come fonte del sapere in un tema che ancora non mi è particolarmente chiaro. E, una volta gli domandai, scusi professore, ma l'intelligenza artificiale a disposizione della massa, del popolo, alla fine è soltanto ChatGPT. Basta compulsarla per vedere che è fallace, che confonde, che sostituisce le persone, che sostituisce i nomi, che non ha una preparazione adeguata alle nostre aspettative ed è pronta a correggersi quando noi la correggiamo. Ecco, quindi la persona normale, l'utente della strada si chiede, ma è questa l'intelligenza artificiale? Quindi le chiedo, è questa l'intelligenza artificiale oppure l'intelligenza artificiale è un patrimonio a disposizione dei pochi e dei quali la gente della strada non ha ancora compreso la realtà, la reale dimensione? Anzitutto buongiorno a tutti e grazie alla Giusi Versace per aver organizzato questo momento di confronto e di riflessione sui temi del mio libro e più in generale su un tema che riguarda tutti i cittadini, come diceva adesso il direttore. Vado subito alla risposta perché abbiamo tempi stretti. Io non vorrei che si facesse lo stesso errore che facemmo alcuni decenni fa sottovalutando l'impatto di Internet, no? E confondendo Internet come un semplice mezzo di informazione che si affiancava ai mezzi di informazione tradizionali, quando invece Internet era e si configurava e si configura come un vero e proprio spazio digitale, un ambiente in cui ciascuno di noi compie una molteplicità di funzioni in tutti i contesti, e quindi è evidente che non possiamo ridurre Internet a uno strumento per esercitare la libertà di manifestazione del pensiero. È uno strumento, è un ambiente molto più vasto in cui diciamo, esprimiamo la nostra personalità attraverso una miriade di modalità. L'intelligenza artificiale è anch'essa una trasformazione digitale epocale. Abbiamo alcune avvisaglie come quelle che evidenziava il direttore nel pormi la domanda, quindi il tema di ChatGPT come intelligenza artificiale generativa, che è quella che ha prodotto, diciamo, che ha subito, diciamo, suscitato maggiore appeal soprattutto in alcune categorie di persone. Io, insegnando in università, mi imbatto spesso in tesi di laurea che hanno comunque una retroterra di quel tipo, no? E allora dobbiamo porci innanzitutto il tema della liceità di queste condotte, in secondo luogo però evitare di confondere quello che è un particolare con quello che è lo scenario generale. Allora, il fatto che questa intelligenza artificiale debba essere governata e il fatto che sia stato prodotto un regolamento europeo affinché si pongano dei paletti per governarla efficacemente dimostra proprio che non siamo soltanto in un ambiente in cui si generano dei contenuti elaborati da un sofisticato algoritmo a partire da fonti che vengono introdotte in questo contenitore, ma c'è molto di più. C'è diciamo, una rivoluzione copernicana che cambia l'approccio al lavoro, cambia l'approccio alla socialità,
cambia l'approccio alle attività produttive e finisce per permeare tutti gli ambiti dell'agire umano. Quindi io non lo ridurrei certamente all'intelligenza generale artificiale generativa, rispetto alla quale, lo ricordo, anche alcune autorità regolatorie di vigilanza, come la stessa autorità garante della privacy, sono intervenute per porre degli argini. Quindi io non mi preoccuperei di questo e non ridurrei tutto questo soltanto all'intelligenza generativa, ma sottolineerei anche un punto, che è quello che poi rappresenta il leitmotiv del mio nuovo volume. L'intelligenza artificiale deve essere di tutti, l'intelligenza artificiale non può essere gestita in modo verticistico, l'intelligenza artificiale deve rivelarsi inclusiva fin dalla sua adozione, fin dalla definizione delle linee strategiche attraverso le quali l'intelligenza artificiale deve essere messa a terra, cioè produrre gli effetti sulla collettività. Quindi questo disegno di legge di cui si parla e che il governo ha annunciato dovrebbe essere il pretesto per un'ampia riflessione parlamentare, corale, inclusiva, democratica, dove tutti i gruppi politici possano esprimere il loro punto di vista e contribuire alla migliore elaborazione possibile di questo disegno di legge, che andrà a impattare per i prossimi 10-20 anni sulla vita di tutti i cittadini, e quindi è necessario che sul tema dei rischi e delle opportunità dell'intelligenza artificiale si apra un dibattito pubblico. Non dobbiamo fare l'errore di considerare l'intelligenza artificiale un argomento per addetti ai lavori, perché non lo è. Cambierà le vite delle prossime generazioni e dunque dobbiamo farci trovare pronti e dobbiamo contribuire a disegnare uno scenario virtuoso che metta al centro la persona e che alimenti quel circuito virtuoso dell'umanesimo digitale di cui cerco di parlare nel volume. Quindi il tema è anche di natura etica, il tema dell'algoretica, no? Di cui qualcuno ha parlato di recente. È un tema che deve investire la responsabilità delle istituzioni, la capacità di fare impresa da parte dei soggetti privati e anche le istituzioni formative e scolastiche, affinché predispongano le condizioni migliori affinché questa tecnologia sia adottata e sia accolta nel migliore dei modi, con approccio responsabile e a tutela di tutti i cittadini. Volevo aggiungere una considerazione, se posso, con quel briciolo di voce che mi resta, e approfittare per porgere una domanda al prof, ma anche per dare un input e riflessione aggiuntiva ai colleghi che si sono uniti stamattina. Sicuramente quello che noi dobbiamo anche spiegare alla gente è che l'intelligenza artificiale è già nelle nostre vite, è già operativa su molti campi. Ci sono dei settori, secondo me, anche forse un po' più a rischio, non so, direttore, anche quello giornalistico, se vogliamo, o penso a quello dello spettacolo, degli attori, dei doppiatori. Ho un caro amico che mi raccontava quanto all'estero addirittura c'è la possibilità già adesso di girare, per dire, un film con Tom Cruise senza avere Tom Cruise fisicamente in scena. Però tra le opportunità mi sento anche di dire che il mondo della disabilità anche ne utilizza in modo particolare, se vogliamo pensare a Siri, ad Alexa, per dirne due che utilizziamo in realtà un po' tutti, ma che agevolano tantissimo anche le persone con disabilità. È anche vero che però c'è, nonostante l'Europa abbia recentemente, proprio settimana scorsa, licenziato una legge, ci sono le persone con disabilità ancora particolarmente esposte, perché se non viene circoscritto all'utilizzo, può essere anche utilizzata, no? Il collega Bazzoli mi correggerà se sbaglio, anche per carpire con l'inganno informazioni personali a rischio anche a tutela della privacy di tante persone pure con disabilità, anche cognitive, che non sono in grado di difendersi davanti a questa a questo avvento, a questa prepotente
invasione nelle nostre vite dell'intelligenza artificiale, che ha i suoi pro e sicuramente i suoi contro. Quindi noi, rispetto ad altri paesi che si sono già mossi con delle strategie governative, e io ho fatto uno studio veloce proprio ieri per andare a vedere chi si è mosso in questo senso: Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Cina, e forse noi dovremmo, anche sulla base di quello che già l'Europa ha tracciato, cercare di trovare una convergenza trasversale di dove riuscissimo a farlo, proprio per tutelare, no, questi diritti. E mi chiedevo, prof, se tu hai avuto modo di approfondire un po' questo tema e se dalla tua esperienza e conoscenza ci sono dei settori forse un po' più a rischio di altri. Nel volume ne affronto diversi, ovviamente evidenzio per ciascun settore i rischi e le opportunità. Non è una posizione di comodo o pilatesca, è semplicemente la fotografia dello stato attuale. Cioè, nessuna tecnologia è intrinsecamente positiva o negativa, dipende dall'uso che se ne fa, dipende dall'approccio con il quale questa tecnologia viene avvicinata dagli utenti. Io ritengo che alcuni settori siano certamente esposti a maggiori rischi. Lo stesso settore del giornalismo e dell'editoria può trarre vantaggio dall'utilizzo degli algoritmi per smascherare le fake news o per contribuire a selezionare meglio i contenuti nell'oceano del web, ma è evidente che la tentazione di molti editori è quella di risparmiare sul lavoro giornalistico utilizzando anche questi strumenti, per cui bisogna mettere degli argini anche a livello governativo e anche a livello di politiche nel settore dell'editoria per impedire questa deriva. E poi c'è il tema dell'automotive, della guida appunto senza conducente, quindi il tema che è abbastanza attuale, e in altri stati ci sono delle best practice molto significative, ma anche lì è stato dimostrato che poi occorre che l'algoritmo interiorizzi efficacemente l'elemento etico, cioè che l'elemento etico nella scelta se investire un novantenne o se fare diciamo, no, se salvare la vita a un bimbo di 5 anni che si sporge dalla banchina della metropolitana, oppure se investire un novantenne andando dritti, sia o meno diciamo gestibile da un algoritmo, no? Allora sono scelte etiche importanti rispetto alle quali l'algoritmo deve affinarsi sempre di più, e io credo che la sfida più avvincente debba essere proprio quella di addestrare gli algoritmi, mettendo al centro la persona, la tutela dei diritti fondamentali e quindi la protezione dell'essenza e della dignità delle persone. E tutto questo si può fare solo con una sinergia tra pubblico e privato, con le autorità che devono guidare questa ricerca da parte dei player tecnologici e da parte di tutte le aziende che intendono produrre o utilizzare l'intelligenza artificiale, e quindi fare davvero una scommessa che, per quanto riguarda l'Italia, è una scommessa per il sistema paese. Cioè, il paese non può prescindere da una gestione, lo ripeto, inclusiva, democratica e basata sul principio di uguaglianza di questa tecnologia. Grazie professore. A questo punto, siccome abbiamo ancora 15 minuti prima che la sala chiuda, io farei un altro velocissimo giro ripartendo dal senatore Lombardo. Senatore, io voglio sollecitarla su un tema che adesso ha affrontato in questo momento Ruben Razzante, che è quello dell'editoria, perché la sua provocazione in aula aveva anche un po' di giornalistico. Lei ha messo insieme un testo che poteva anche essere pubblicato su un giornale come se fosse un dossier. Ecco, lei che rischi vede? Perché ovviamente il rischio è evidente, è quello che giornalisti pigri elaborino dei pezzi utilizzando l'intelligenza artificiale. Quindi come legislatore, quali potrebbero essere i correttivi, quali potrebbero essere i paletti per gli editori ai quali faceva riferimento prima Ruben Razzante? Sì, ci sono diversi appunto rischi che possono riguardare la sua professione, cioè quella dei giornalisti, quindi l'editoria, ma io raccolgo anche l'idea che questa sia, che ognuno guardi il proprio campo proprio dal punto di vista della legislazione, e ci sono dei rischi connessi all'editoria che riguardano la democrazia.
Faccio un esempio. Qualcuno può oggi affermare che gli stati possono utilizzare l'intelligenza artificiale per determinare le ingerenze nei processi democratici? L'Unione Europea ci dice di sì, anzi ci ammonisce, c'è una risoluzione a larghissima maggioranza parlamentare, quindi trasversale, che parla dei rischi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa come ingerenza nei processi democratici. Io ricordo che nei prossimi anni andremo ad elezioni in tantissimi paesi del mondo, tra cui c'erano le elezioni europee, c'erano le elezioni degli Stati Uniti. Ora, noi abbiamo gli strumenti per riconoscere quando, per esempio, un politico interviene sui social e sta parlando con un soggetto reale, o sta parlando con un chatbot, o sta parlando con un ripetitore di un diciamo di una propaganda generata dall'intelligenza artificiale generativa. Poi magari quel tweet viene preso dai suoi colleghi giornalisti e diventa una notizia. Ma noi abbiamo gli strumenti per capire se ciò che è stato fatto è prodotto dall'intelligenza umana o dall'intelligenza artificiale? Questo è uno di quei temi del label che riguarda i giornalisti, gli editori, cioè sapere quando un articolo è fatto da intelligenza umana o da intelligenza artificiale generativa, riguarda i prodotti della ricerca. Se io chiedo a mio studente di produrre una tesi, devo sapere se quella tesi è prodotta dall'intelligenza umana o dall'intelligenza artificiale generativa. Quindi che cosa significa? Che anche io mi devo dotare degli strumenti per identificare se ciò del quale discuto è frutto di intelligenza umana o dell'intelligenza artificiale generativa. E questo sarà un primo step. Ma secondo me lo step successivo sarà che sarà sempre più difficile distinguere ciò che è integrato, perché tutto si farà insieme all'intelligenza artificiale, magari non in uno scenario, diciamo, contemporaneo dell'oggi, ma domani diventerà uno strumento per cui i suoi colleghi giornalisti, oppure i nostri colleghi accademici, o perché no, i nostri colleghi politici, utilizzeranno sempre l'intelligenza artificiale generativa. Allora noi andremo sempre più verso una integrazione tra i due prodotti. E il tema che secondo me si pone è quello delle responsabilità. Come si può valutare dove c'è la responsabilità umana in un prodotto di intelligenza umana e dove c'è invece la responsabilità prodotta ma da algoritmi? Ecco, questo per dire che le applicazioni sono vastissime, ed ha ragione il professore quando dice evitiamo di confinare il tema dell'intelligenza artificiale solo a un tema di processo tecnologico. Perché se noi pensiamo che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, generativa e non, sia di pertinenza semplicemente di ingegneri, perdiamo la partita dal punto di vista globale. Quindi ognuno, come dire, è chiamato a fare il proprio mestiere, a interpretare il proprio ruolo. Io penso, per esempio, che il mondo dell'editoria e anche il mondo della politica, visto che il pluralismo dei mezzi di informazione è un elemento fondamentale della democrazia, debbono stare molto attenti già in queste tornate elettorali a come si verificano ingerenze, per esempio, di paesi terzi. Perché, concludo con una battuta che non vuole essere apocalittica, ma noi siamo abituati a un tema di contesti bellici, di guerre, ma l'intelligenza artificiale apre un tema di guerre cognitive che vengono preparate attraverso la propaganda. E di questo, secondo me, noi ancora, come democrazie liberali, non abbiamo gli strumenti per poter riconoscere le guerre cognitive e per poterci attrezzare per combatterle. Per deformazione professionale devo essere concreto, quindi chiederò a lei e poi a tutti gli altri relatori un giudizio finale. E più rischi o più benefici? In che percentuale? Relativamente all'intelligenza artificiale, all'avvento dell'intelligenza artificiale. Dal mio punto di vista, telegrafico perché ho già abusato troppo del tempo, io sono per i benefici. Io sono un ottimista, penso che noi dobbiamo orientarci molto sul tema dei benefici, sul tema della fiducia,
e dobbiamo investire moltissimo sulle conoscenze. Noi parliamo tantissimo di transizione digitale in questo paese, di PNRR, ma se non abbiamo le competenze digitali, ha voglia a parlare di cyber security. Noi abbiamo tremendamente bisogno di più competenze digitali. Senatrice Morelli, prima lei nel suo intervento ha fatto riferimento ad alcune applicazioni dell'intelligenza artificiale. La cartella clinica preparata in 10 minuti piuttosto che in 1 ora e mezza e altri esempi del genere, ma erano applicazioni di computer molto potentissimi, erano elaborazioni di dati complessi molto veloci. Quindi le chiedo, l'intelligenza artificiale è solo quello o è anche ragionamento? No, allora, l'intelligenza artificiale lavora sui dati che noi inseriamo. Infatti stiamo andando ad alimentare l'intelligenza artificiale con tanti documenti, c'è addirittura una causa in corso negli Stati Uniti, perché ricollegandomi a quello che è stato detto sul giornalismo, l'intelligenza artificiale si deve alimentare delle nostre conoscenze. E quindi nel momento in cui un pezzo di un giornale, un articolo è copiato, okay, c'è il diritto d'autore. Invece nel momento in cui l'intelligenza artificiale viene alimentata continuamente con articoli di giornale per poi produrre dei documenti, questa causa negli Stati Uniti appunto è di un'azienda che diciamo condanna ChatGPT perché utilizza articoli non andando a coprire il diritto d'autore. Allora, in questo caso, ritornando alla sua domanda, nel momento in cui noi andiamo a inserire questi dati dobbiamo stare attenti. Ritornando sull'ambito sanitario, per esempio, una cosa che mi sono dimenticata di dire è che tutti i dati che vengono inseriti adesso nei sistemi di intelligenza artificiale che riguardano la sanità sono solo maschili. Quindi per ora l'intelligenza artificiale non può operare sulla famosa medicina di genere. Quindi non distingue ancora effettivamente se un paziente è uomo o donna e quindi ci possono essere dei problemi anche direttamente nelle diagnosi. E questo è importante, andare ad alimentare sempre di più l'intelligenza artificiale, ma dobbiamo farlo in un modo corretto, con una formazione, come sottolineava il senatore Lombardo, perché qualsiasi tecnologia siamo noi che l'abbiamo sviluppata, siamo noi che dobbiamo utilizzarla, ma il punto fondamentale è come viene utilizzata, se viene utilizzata in un modo corretto oppure no. Ci possono essere i pro e i contro, anch'io sono a favore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ci sono tantissimi benefici, l'importante è il come si utilizza. Poi dall'avvento di internet abbiamo visto che ci possono essere sicuramente delle cose contrarie, abbiamo messo mano attraverso delle leggi, lo faremo con la cybersicurezza per esempio, lo si fa per esempio con le attività di porno, di bullismo, di cyberbullismo direttamente online. L'AI Act che è stato approvato in Europa sicuramente è un testo molto importante che va direttamente però a regolamentare forse anche troppo e come sottolineava anche il senatore Lombardo non possiamo farlo solo a livello europeo ma riguarda completamente tutto il mondo. Non possiamo andare a limitare l'utilizzo e a regolamentare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale solo ed esclusivamente in Europa, quando poi in altri paesi possono fare quello che vogliono. Lo vediamo già con le multinazionali che operano nel nostro paese e poi naturalmente perché hanno sedi in altri paesi rispettano altre leggi, altri regolamenti. Non siamo neanche capaci di andare direttamente a nel momento in cui riceviamo purtroppo famosi haters che vanno a intimare odio sui nostri profili social, non riusciamo nemmeno a risalire al proprietario perché naturalmente i grandi provider dei social non rispettano le regole per esempio italiane ma rispettano le loro leggi nazionali e nelle loro leggi nazionali non è previsto la condanna per esempio di questi strumenti. Quindi l'AI Act è sicuramente importante, è costituito da 88.000 caratteri, quando mi hanno detto questa cosa uno ci pensa e dice è più del testo unico bancario. E sicuramente dobbiamo fare delle riflessioni e dire perché lo facciamo solo noi, non andiamo a limitare quello che è lo sviluppo della tecnologia. Vedremo successivamente come abbiamo fatto con altre tecnologie, per esempio qualche mese fa si parlava molto invece di metaverso.
anche in quel caso è sicuramente uno strumento che può essere utile per le simulazioni, per esempio, nelle attività produttive, ma anche in quel caso non deve essere regolamentato a 360 gradi, ma sviluppato sempre di più e utilizzato come uno strumento a vantaggio dell'uomo e non subire quelle che sono direttamente le conseguenze o limitarne l'utilizzo. Quindi alla fine più benefici o più rischi? Più benefici. Senatore Bazzoli, io volevo dirle innanzitutto che ho apprezzato molto il suo intervento di prima, perché essendo un appassionato di cronaca giudiziaria è un tema che sento molto. Adesso le faccio una domanda un po' impertinente. Nell'ambito dei problemi della giustizia c'è anche quello della preparazione della categoria togata. Il ministro Nordio più volte ha detto che bisognerebbe addirittura introdurre un esame psicoattitudinale. Ecco, l'intelligenza artificiale potrebbe valutare la preparazione degli operatori della giustizia? Ma allora, qui entriamo diciamo in un campo minato. Io diciamo personalmente non credo che sia il problema della giustizia sia quello della relativo al test psicoattitudinale dei magistrati, che, come dire, allude all'idea che ci siano magistrati squilibrati oggi in Italia. Diciamo, il tema della giustizia è un tema che riguarda l'organizzazione, anzitutto, e su questo sicuramente l'intelligenza artificiale può dare un contributo molto rilevante all'organizzazione degli uffici. Noi sappiamo dai dati che emergono ogni anno dalle performance degli uffici giudiziari, sappiamo che le performance degli uffici giudiziari sono indipendenti dal rapporto tra giudici, affari trattati, affari correnti, sopravvenienze, cioè a dire, non sempre dove ci sono pochi giudici e tante sopravvenienze i tempi della giustizia sono più lenti rispetto a uffici giudiziari in cui magari ci sono tanti giudici e poche sopravvenienze. Quindi questo allude all'idea che c'è un problema di organizzazione, che molto spesso sono i capi degli uffici, nell'organizzazione degli uffici, che non sono efficienti. E allora in questo senso sicuramente strumenti tecnologici, intelligenza artificiale, che aiutano i capi degli uffici a organizzare meglio il lavoro degli uffici, sicuramente può offrire un contributo fondamentale. Quello che io ritengo che si applica al campo della giustizia, ma forse si applica anche a tanti altri campi, io penso che l'intelligenza artificiale potrà produrre effetti molto positivi a una condizione, che sia sempre considerato uno strumento al servizio dell'uomo e non sostitutivo. Cioè, se noi pensiamo allo sviluppo dell'intelligenza artificiale come uno sviluppo che è destinato a trasformare l'algoritmo in qualcosa che sostituirà l'uomo in alcune funzioni, come per esempio la funzione di giudicare, funzione giudiziaria, la funzione di un professionista, io penso che andiamo in una direzione molto pericolosa. Se invece noi consideriamo l'intelligenza artificiale come uno strumento che è destinato a stare al servizio delle persone, al servizio di chi giudica, al servizio di chi fa il professionista e chi quindi svolge un ruolo di avvocato che tutela i diritti e le garanzie di una persona, quindi al servizio di una persona e al servizio dell'uomo, allora l'intelligenza artificiale avrà uno sviluppo, penso, molto positivo. Quindi io penso che la regolamentazione che noi dobbiamo dare all'intelligenza artificiale sarà molto rilevante per evitare i rischi, che non sono rischi che diciamo noi abbiamo individuato o che noi sottolineiamo, ma che sono gli stessi sviluppatori di intelligenza artificiale che ci dicono che ci sono. Perché quando voi leggete le cronache della vicenda che riguarda OpenAI, no? La vicenda in cui a un certo punto il board di OpenAI, di questa società no profit che ha sviluppato il primo sistema di, come si dice, ChatGPT, insomma, questo sistema di risponditore che dà, ecco,
quando il board ha deciso di destituire dal board il Robert Altman, che è il grande capo, il grande guru, diciamo, di questo sistema, lo ha fatto perché il board riteneva che lo sviluppo dato all'intelligenza artificiale attraverso ChatGPT da OpenAI fosse uno sviluppo incompatibile con la tutela dei diritti umani, con la salvaguardia dell'uomo rispetto alla tecnologia. Loro lo hanno detto, lo hanno fatto e hanno destituito Robert Altman per questo motivo. Quindi sono gli stessi sviluppatori della tecnologia che ci ammoniscono dei rischi dello sviluppo di questa tecnologia se non viene regolamentata, se non viene gestita, se la politica non si fa carico di gestire, perché tutte le tecnologie, se non gestite, rischiano di portare a conseguenze imprevedibili. Lo abbiamo visto nel passato e vale ovviamente per l'intelligenza artificiale. Quindi io penso che la politica debba interrogarsi. Noi lo facciamo, io lo faccio, diciamo, sul versante dell'intelligenza artificiale applicata alla giustizia, ma io penso che questo sia un tema che riguarda l'intero campo di applicazione, perché questa è una tecnologia, come si dice, universale, che si applica a qualunque campo dell'attività umana. Quindi tutto, diciamo, la politica si deve interrogare su questo, perché va governata, vanno dati dei limiti. L'Intelligence Artificial Act europeo ha detto che, per esempio, l'utilizzo dei dati biometrici è uno dei campi di applicazione dell'intelligenza artificiale che è vietato, se non con alcune eccezioni. Ora, io voglio ricordare a tutti che i dati biometrici vengono utilizzati massivamente attraverso l'intelligenza artificiale in Cina e vengono utilizzati così massivamente da portare a giudicare le singole persone per la loro affidabilità politica, che addirittura condiziona l'erogazione di un mutuo o l'accesso alla biglietteria di un treno. Cioè, capite qual è il rischio che si porta dietro un uso smodato, per esempio, del controllo biometrico attraverso il sistema di intelligenza artificiale? Allora, queste sono le cose su cui la politica deve interrogarsi, perché la tecnologia va governata, l'intelligenza artificiale va governata, quindi va governata dando dei paletti, dando delle direzioni, delle direttrici di sviluppo e considerando qual è l'obiettivo che vogliamo dare alla tecnologia, al servizio dell'uomo o sostitutivo dell'uomo. Io penso che noi dobbiamo andare verso la direzione di una tecnologia al servizio dell'uomo. Questo è, io penso, il grande paradigma su cui dobbiamo interrogarci, in particolare nel settore di cui mi occupo, della giustizia. Quindi alla fine più benefici o più rischi? Io vedo tanti rischi, vedo tanti benefici, dipende dalla politica. Allora, rubiamo qualche minuto ancora e facciamo un'ultima sollecitazione al professor Razzante e poi forse vuole chiudere Giusti Versace. Ma io sarò... No, devo farti una domanda. Scusa, devo farle una domanda, professore. No, la cosa che mi interessava la volevo riagganciare al discorso che abbiamo fatto prima, e cioè abbiamo sottovalutato l'impatto di Internet. Inizialmente pensavamo che fosse un grande pozzo dal quale attingere informazioni, poi è diventato molto altro. L'intelligenza artificiale invece già adesso sta facendo capire quali sono le sue potenzialità, e cioè un grosso sostegno, un grosso aiuto intellettuale alle persone. Ora, l'avvento di Internet nelle redazioni dei giornali ha prodotto anche degli effetti che definirei negativi, cioè ha fatto perdere ai cronisti la capacità, ad alcuni cronisti, la capacità di cercare notizie, perché Internet è anche un grande archivio di informazioni mondiale. Si possono trovare notizie che in Italia sono sconosciute perché sono sul sito del locale, della cittadina, dello Stato americano o sudafricano. E quindi quella informazione inedita per l'Italia, e quindi in qualche modo i siti si abbeverano anche a quel tipo di informazione. Quel tipo di informazione ovviamente viene
lavorata da cronisti che sono sottratti al lavoro tipico del cronista, quello di cercare informazioni in prima persona. Quindi c'è un impigrimento di una parte della categoria dei giornalisti. Si rischia la stessa cosa con tutti quelli che utilizzeranno l'intelligenza artificiale? Il rischio c'è, bisogna, come è stato detto, fissare dei paletti, ma soprattutto bisogna responsabilizzare i player della filiera, quindi anche le piattaforme che mettono quotidianamente a disposizione le informazioni agli utenti, affinché rendano più facilmente riconoscibili in rete i contenuti prodotti professionalmente e quindi ci sia una sorta di bollino di qualità sulle notizie certificate, prodotte professionalmente, eccetera. È una battaglia che stiamo facendo da anni, della quale si parla da anni in internet. E io volto, provo a voltare positivamente questo accostamento a internet, dicendo l'intelligenza artificiale potrebbe diventare un supporto in termini di certificazione e di identificazione di informazioni prodotte professionalmente affinché siano quelle ad essere più facilmente riconoscibili, fruibili, consumabili nello spazio virtuale e quindi che ci sia una sorta di bonifica di quelle che sono le informazioni prodotte in modo superficiale, disattento e che contribuiscono a disinformare l'opinione pubblica. Quindi un uso responsabile delle tecnologie, anche dell'intelligenza artificiale in funzione della valorizzazione dell'informazione di qualità, comporta il fatto che anche le piattaforme prendano a cuore l'informazione di qualità e quindi entrino nell'ottica di valorizzarla non solo per esigenze di business sacrosante, ma anche per contribuire alla gestione responsabile di un bene pubblico che è quello dell'informazione. Cioè, si tratta di multinazionali che sono inserite nel mondo delle imprese, esiste la libertà costituzionale di fare impresa, queste multinazionali operano nei singoli stati assoggettandosi alle disposizioni costituzionali e legislative di questi stati, è importante che armoniosamente collaborino alla realizzazione di tutti gli obiettivi di queste normative, in primis la qualità dell'informazione e il diritto dei cittadini ad essere informati correttamente. Quindi è un fatto di responsabilizzazione che certamente chiama in gioco la politica alta, quella collegiale, quella inclusiva, quella a 360 gradi dove tutti sono chiamati a dare un contributo e quindi io ritengo che la sfida sia proprio di sventare sul nascere queste minacce che opportunamente il direttore evidenziava e trasformarle in opportunità. A partire da due concetti, e chiudo, che peraltro attraversano tutti i capitoli del libro, non tutto ciò che è tecnicamente possibile e anche umanamente ed eticamente accettabile e non facciamo l'errore di puntare a vincere la competizione tra uomo e macchina attraverso la prevalenza dell'uomo sulla macchina, facciamo in modo che prevalgano le persone che usano in modo saggio e responsabile le macchine su quelle che invece lo utilizzano in modo malvagio e contro la realizzazione della persona. Grazie professor Razzante, a questo punto farei chiudere i lavori a Giusy Versace. Sì, io tirerei un po' le somme e da inguaribile ottimista mi sento di dire che in questa mattinata quello che è emerso è innanzitutto il fatto che noi rappresentiamo diversi gruppi politici, ma in modo trasversale mi sembra di capire che c'è una reale convergenza su alcuni aspetti. Il primo è che c'è un filo molto sottile tra informare e condizionare e quindi dobbiamo soprattutto lavorare insieme uniti affinché questi paletti consentano che l'intelligenza artificiale sia al servizio dell'uomo e non in sostituzione dell'uomo. Mi sento anche di dire, e ringrazio la collega Morelli per averlo sollevato, la questione di come a volte anche la politica guarda nella sanità a voci di spesa e non a investimenti, come invece dovrebbe essere.
Io, direttore per deformazione personale e professionale, ho perso le gambe in un incidente stradale, mi sono trovata catapultata nel mondo dei disabili, delle persone con disabilità. E ovviamente alcuni temi, quando ti toccano direttamente, poi impari a conoscerli. Un'altra cosa che è emersa a livello trasversale è la necessità di mettere in campo competenze, quindi preparazione, formazione su alcuni temi. Sicuramente, da inguaribile ottimista quale io mi reputo, vedo delle opportunità, quindi per fare un po' un bilancio di chiusura, io vedo delle grandi opportunità anche nella tecnologia. Serve però che la politica in maniera trasversale si unisca anche per renderla accessibile, questa tecnologia. E se dovessi fare adesso un esempio pratico, già sulle protesi, l'intelligenza artificiale aiuta tantissimo le persone amputate anche a rimanere in equilibrio. Ci sono delle ginocchia elettroniche che ad esempio consentono di memorizzare e simulare in qualche modo anche il movimento dell'arto sano, e quindi consentono anche di affrontare le salite e le discese con una frizione tale che ti evita le cadute. Adesso ho fatto un esempio proprio banale, ho i puntatori ottici per chi invece ha difficoltà a comunicare. Molte di queste cose però non sono nei LEA, non sono nel nomenclatore nazionale. Tante persone con disabilità vivono con entusiasmo i progressi della tecnologia e della scienza, ma con disagio e frustrazione il fatto che non sono proprio accessibili a tutti, creando un'ulteriore discriminazione e quindi dei disabili, chiamiamoli di serie A e di serie B. Ma io penso che con la convergenza, la trasversalità e la volontà di rendere tutto ciò sicuro, accessibile e normato adeguatamente per tutti in modo trasversale, ce la possiamo fare. Penso che serva del tempo, lo voglio dire proprio utilizzando questo microfono per chi non lo sapesse, però insomma l'OMS ha stimato circa 2 miliardi e mezzo di persone con disabilità che entro il 2030 avranno la necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale, che può sicuramente migliorare e incoraggiare uno stile di vita più indipendente. Possono approfittare e offrire dei mezzi di approfondimento alternativi assolutamente necessari, facilitano anche la connessione con l'esterno, quindi l'interazione, tutte cose che noi diamo a volte per scontate, ma che scontate non sono. Quindi io vi ringrazio a tutti davvero per i contributi che avete offerto, a lei direttore per avermi dato una mano, per aver moderato questa mattinata, per averci onorato della sua presenza, e ovviamente all'amico professor Razzante, che stimo e apprezzo tanto per la lucidità e la competenza con cui approfondisce questi temi, ma anche la generosità con cui li mette a disposizione degli altri. Quindi grazie a tutti davvero per essere intervenuti, anche ai colleghi per essere rimasti qui fino alla fine. E sicuramente mi sento anche di dire che questo sarà solo uno dei tanti appuntamenti che replicheremo, perché ci sarà la necessità di approfondire sempre di più questo tema. Quindi il mio personale grazie a tutti voi, anche presenti, e a chi ci sta seguendo dal web. Grazie, grazie a tutti.